Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui ancora per i pronostici della seconda giornata di Serie A. Ultimo pronostico in terra trentina, perché poi gli altri li farò da Milano, cioè da casa mia. E cominciamo subito con la partita che apre il discorso di questa giornata. Juventus-Lazio si gioca a Torino alle 18 in diretta su Sky. Credo che la Juventus, io non so se gioca, io mi giocherei l'uno, ma soprattutto mi giocherei il gol di Ronaldo, perché sono convinto che il primo gol di Ronaldo sarà appunto domenica, sabato con la Lazio. Sono molto convinto di questo, credo che appunto il gol di Ronaldo me lo giocherei. Per quanto 1x2 penso che la Juve possa vincere con la Lazio, ma non è una partita così facile, assolutamente da non sottovalutare. Napoli-Milan in diretta sempre sabato, ma su DAZN. Attenzione perché vedo il Napoli favorito sul Milan, anche se ovviamente i pronostici non sono sempre una legge esatta, ma credo che il Napoli possa fare risultato soprattutto perché gioca in casa. Domenica alle 18, sempre su DAZN, Spal-Parma. Qua volevo rompere un po' gli schemi e dare la vittoria al Parma, perché secondo me andrà a fare il colpaccio a Ferrara. Cagliari-Sassuolo, domenica 26 alle 20:30, sempre su Sky. 2 del Sassuolo che ho visto molto 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 bene, quindi 2 del Sassuolo. Fiorentina-Chievo, ormai sono tutte domenica alle 20:30, anche questa su Sky, metto l'1 alla Fiorentina. Frosinone-Bologna, ultima partita invece della domenica per DAZN. Vedo la vittoria vedo un pareggio più che altro, vedo un pareggio con leggermente più favorito per la vittoria Frosinone, semplicemente perché gioca in casa, quindi 1x. Genoa-Empoli, attenzione perché l'Empoli è veramente una buona squadra. Il Genoa però è, diciamo, è storica, è esperta, non ha giocato la prima. Metto l'1 al Genoa. Inter Torino dovrei metterlo 1 all'Inter, ma io l'Inter l'ho vista confusionaria, in difficoltà domenica scorsa, quindi attenzione, metto 1x, non metto 1 secco, perché secondo me il Torino potrebbe strappare un punto. Alle 20:30, sempre su Sky, Udinese-Sampdoria, metterei qua il 2 della Sampdoria e chiude Roma-Atalanta e qua io metto l'1. Anzi 1-2 perché l'Atalanta comunque gioca il preliminare e più in palla di qualunque altra squadra di Serie A, proprio perché da tanto ha iniziato la preparazione molto prima, quindi secondo me qui o vince la Roma perché è più forte oppure vince l'Atalanta per una questione di preparazione. Chiudo qua i miei pronostici, ragazzi, io vi ricordo sempre, mettete un like al video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente con i prossimi video. Ciao!